Calma, sono Zen. Ma non so come si entra dall'altro PC! Non va so bene, va bene, ti rinvitiamo. Ma allora, cosa? Perché cazzo ti sei fatto due PC se non li sai manco usare, figlio di puttana! If you like Mudor video, you will love Mudor Live. Link in the description below. Madonna mia. Ho capito, ma non è colpa mia. Non è che io mi sono svegliato e ho detto faccio due PC così. Un giorno arrivano ste due da un momento all'altro e mi mandano a puttane tutto. Ok, ci sono, donna. Perfetto, adesso ti rinvitiamo. Ok, io oggi insulto tutte chiunque, te lo giuro su Dio. Al momento lo streaming supporta solo Chrome. Porco, ma non c'ho Chrome. Vabbè, ragazzi. Non ha Chrome. No, mi sta prendendo per culo, dai. Aspetta. Bro, ma dai, ma sei serio veramente? Madonna santissima! Non funziona! Aspetta, ah no, non avevo aperto Chrome. Dai, questa è una gag. Ragazzi, è tutto, tutto finto. Adesso entra e fa cioè, vi dice effettivamente che stava gaggando. Come si sente doppio? Raga, ogni tanto si sente doppio perché... Oh! Madonna! Wow! Madonna! Un parto! Sono al nono mese, te lo giuro. Vai, non vi insulto perché sono un bambino di merda. Babyface. Cioè, non solo ti abbiamo aiutato. Cioè, non solo ti abbiamo invitato e aiutato. Cioè, il vostro aiuto è stato... Entra con la webcam. Non posso entrare. Ma entra con la webcam. Chi te l'ha detto di usare di collegare la chiamata all'altro PC? Pezzo di merda. Ora si vede bene, ragazzi. No, allora. I capelli bagnati ancora. Aspetta. Allora, sì, sai ingrandirlo, ti serve il tutorial. Zoom. Tu vedi come mi recido la trachea? No, non penso, dai. Te lo giuro. Allora, secondo me ne hai 24. Secondo me 23. Bro, really? Quindi? Vorremmo sapere anche la risposta. 28. La chat dice 28. Ma vaffanculo, ma perché dovessi un vecchio di merda? No, non sono un vecchio, ne ho 26. Vabbè, ma allora sei stronzo, scusami. Cioè, ti danno del vecchio e non va bene che sei vecchio. Ti danno del giovane e non va bene che sei giovane. Che cazzo vuoi essere? E voi quanti ne avete? Adesso devi indovinare tu. Ha superato i 30 da un paio d'anni. Cazzi tuoi. Alla Gen Z, dai. E Kokeshi, te ne avrai uno in più. No, te sei piccola invece. Te sei la classica napoletana che è piccola ma sembra grande. Sì, non Kokeshi, Kazumi, scusa. Ah, ok, chiaro. Mi stavo offendendo per napoletana, ci mancava solo quella. Ho capito, va bene. Dai, no, secondo me ne hai tipo, hai più o meno la mia 28, dai. E invece ne ho 45. Ma vaffanculo. Quanti ne avete? Io 23. Hai indovinato? Con tre figlie, esatto. Ok. E capelli blu? Io ne ho 26. Non è vero. Da quanti anni più o meno, Karen? Da quanti anni ne hai 26? Ne ho 29, ok. Cosa faccio? Faccio solitamente reaction e porto cose di moto. Perché moto. Nella vita vado in moto e quindi su Twitch faccio le reaction di quelle robe lì. Di dove sei? Dai, mio accento si riconosce? Sei no. Del sud. Mi hai dato del ma scusami, Kazumi, tappati le orecchie. Io sono di Pesaro, nella terra di Valentino Rossi. E dove cazzo è Valentino Rossi? Pesaro a Pisa. Ma io non so dove è Pesaro. Toscana. Rimini in Toscana? No, Kazumi, ma come cazzo vuol dire Rimini in Toscana? Dove è Rimini? Le Marche! Ma cosa le Marche, Rimini? Ma Rimini è in Emilia Romagna! Ma non te devi impacciare e dire, mo Valano sono stato io, ecco così, che cazzo di... Cazzo di geografia, di dove sei? Abito a Milano ma sono veneta. Manco a di così, comunque, noi accentiamo tutti, Io non accetto gli omofobi, i razzisti... Ragazzi, me ne devo andare da questa live! Vuoi condividerci la pagina? Ho sentito che hai detto che vorresti farlo. Cioè, io per entrare qui ci ho messo 15 minuti! 14 santi... non ne facciamo scendere altri 15 cortesemente. Dai. Senti un po', tu vai a qualche fiera? Questa è una minaccia, lo sai, vera e propria. No, è una domanda. Una domanda, prima mi dici che mi vuoi gambizzare, poi ma tu vai a qualche fiera? No, è per sapere, per parlare, per conoscersi, come ho detto prima. Cioè, allora, sicuramente andrò a Games Week. Ci vediamo lì. Questa è una minaccia a tutti gli effetti. Comunque allora, stai seduta come il padrino.
Lo stavo osservando anch'io, effettivamente. Il posto del gatto qui ce l'hai tatuato qua, capito? Quindi se ti accarezzi il braccio è come il padrino 1. Trovare il vero amore o curare il cancro? Trovare il vero amore. Sì. Dei pezzi di merda, ragazzi. Perché se non sei tu a trovare il vero amore, è il vero amore che trova te, quindi curo il cancro. Casu, è inutile che fai quella di buon cuore, ok? Lo sappiamo che sei una pezza di merda dentro, tiralo fuori! Preferiresti essere accidentalmente responsabile della morte di un bambino o accidentalmente responsabile delle morti di 3 adulti? Ah, vabbè, già mi mandava bambino. Bene quello. Bambino, fuori dal cazzo. Sì, un bambino. Senza sapere gli adulti quanti anni hanno, magari stanno finendo la loro vita. Ma il bambino si diventa un dittatore parte 2? Ma che cazzo parli a fare che vuoi far morire il bambino? Ma a parte che sarà quei bambini di merda che comprano l'ovetto Kinder al Conad. Oh, ma anche io prendo l'ovetto Kinder al Conad e urlo. Cos'è che prendi? E urli anche. E urlo. Secondo me dipende dai bambini, eh. Se gli metti un panno in bocca si sta zitto solitamente. Casu! Ma un panno in bocca mica soffre, dai. Quindi, vabbè, alla fine morale della favola, uccidete il bambino. Sì. Sì. Ci sta, dai, pure io. Preferiresti vivere in totale solitudine o essere circondata da centinaia dei tuoi cloni? Oh mio Dio! Oh, centinaia dei miei cloni, a bombazza, minchia, mi diverto un botto. Sai quanto rimorchiamo? Cioè, ma vi rimorchiate a vicenda? Ma scusami, eh. Cioè, oh, bella questo smash! E tra di voi tutti i match, quindi. A parte che io sesso con me stessa lo farei, quindi sì, smash. Chi non farebbe sesso con se stesso, scusatemi. Adesso parliamoci chiaro. Boh, io. Anche se viene un muso da quella porta, gli dico... riempimi, ti prego. Non è il mio primo pensiero. Ragazzi, ma vogliamo far venire qualcun altro? Attenzione! Ah. Oh, ciao! Oh, ciao! Hola. Riesci a mettere la cam? Sì, sì, sì. Dammi un secondo. Vai, pazienza. Tranquillo. Lui è simpatico perché è toscano. Oh, attenzione! Crazy Lutin ha accettato con 2 ore di ritardo. Ok. Oh, eccolo! Ciao! Hola! Ciao! Sì, ne siamo diventati tanti. Comunque, vabbè, Matt, che cosa fai nella vita? Schifo. Vendo sigarette elettroniche. Cosa fai in live? Ma senti, allora, questa sera mi hai beccato che stavo just chattando. Stiamo facendo dei preferiresti. Per conoscerci meglio, prima abbiamo rotto le palle a muso. Prima ti faccio una domanda, Matthew. Se tu avessi un bambino davanti o 3 adulti, uccideresti il bambino o 3 adulti? No, a me queste domande mi fanno schifo. No, è un preferiresti. Sì. Ma senti, io nel mentre ti rispondo, cioè ti faccio alcune domande, posso? È possibile in questo giochino? 3 adulti sono 3 uomini, 3 donne, cosa sono? No, no, non fraintendete, fatemi finire. Io voglio sapere se uccide il bambino o no, solo quello lo voglio sapere. E se lo rifate di ammazzo il bambino, discorsi. Ma comunque parte un quesito filosofico, perché tu stai ammazzando un bambino perché dici, vabbè, ma se salvo un uomo e una donna ne possono fare un altro. Quindi non è la vita in sé di quel essere umano unico che vale, ma è la sua presenza come cromosoma sulla terra. Sì, ma perché la domanda è quella, come? Crazy, tu preferiresti uccidere un bambino o 3 adulti? Io il bambino. Tranne Matt che vuole uccidere 3. Non si sa cosa vuole uccidere. Il bambino, siamo tutti nella stessa barca. Io avevo detto i 3 adulti. Casumi, hai rotto il cazzo! Fai fare la figura degli stronzi. Ma non è vero con noi. Ma non è vero, perché Matt ti ha dato pure la motivazione per il quale uccideresti il bambino. Ma perlomeno l'ho detto perché mi sta su oglioni da ammazzare il bambino. Preferiresti non poter usare i motori di ricerca o non poter usare i social media? Secondo me i motori di ricerca sono... Sì, ma sono molto più importanti rispetto ai social media. C'è ChatGPT che fa il lavoro al posto dei tuoi. Sai che ci ho pensato adesso? Anch'io, infatti, di quella roba lì. Ormai c'è ChatGPT. Ce l'hai. Ma prima l'hai criticato già CPT? Già. Mi chiedeva quanti nei avevi. Cioè, hai dei nei? Ma non è vero, quello te l'ho chiesto io! Ma perché l'hai detto la ChatGPT? Vabbè, quindi tutti quanti social motori di ricerca? Sì, però anche se in realtà comunque sai che bello levarti dal cazzo dai social. Io direi ci stavo riflettendo. Voi non ci pensate mai tipo esplodere dai social? Sì, certo. Che fai la sorpresa. Che bella sorpresa di merda, però sì. Sì, però immagina tutti quanti che vanno non nel panico, dicono "Ma chissà, è morta?" Oppure nessuno sa nulla di te? È vero, vero. Nemmeno il fisco. Perché proprio il fisco? Perché fra i tanti? Secondo me sarebbe meglio rimanere con motori di ricerca. Ma tu magari stai ragionando anche da infatti, persona. Okay. No. Infatti è molto diverso da perché, me con voi. No, perché se io non lavorassi con i social probabilmente me ne fotterei di stare online. Esatto, cioè. Esatto.
Esatto, come penso tutti voi altri. Non ragionarla però su te stessa che ci lavori. Se tu non, non lavorassi sui social, ok? Non ridere! No, i social, no, secondo me, sono Instagram, TikTok, che poi però a questo punto... Però i social è quella roba che fa, ti fa incontrare con più persone e interagire. Certo. Il motore di ricerca è tipo Google, tu scrivi e ti esce fuori tutta la lista di quello che ti trova. I social in sé per sé io lo classifico come tutte quelle cose che ti fanno interagire con altre persone, lasciare commenti, vedere quello o quell'altro. Twitch, YouTube, Instagram, e quindi il motore di ricerca, sarebbe soltanto tipo Wikipedia, tutte queste cose qua. Google è un motore di ricerca, Wikipedia no, perché interagisci col mondo. Appunto, ma lo fai in maniera diretta. Ma non è un motore di ricerca Twitch. Il Twitch dei social invece non viene utilizzato come social, viene più utilizzato come piattaforma di condivisione. Ha ragione lui, per me, cioè tutto ciò con cui interagisci è social. È considerato social. Invece un motore di ricerca dolente. E scrivi perché il Pacciani è stato incolpato di 16 omicidi e ti esce fuori mio padre. Vabbè, allora cioè, dico motore di ricerca. Preferiresti scorreggiare durante il sesso o fare un rutto mentre baci? Ma fare fatti tutte e due di già. Però sì, penso sì. Rutto. Dai, è più elegante. Solo io stavo per scegliere la scorreggia. Ma sì, tipo ti baci, aspetta un attimo, vai, continuiamo. È la mia cosa preferita. Vabbè, un rottino, dai, ci sta. Quindi tutti il rutto. Sì, sì. Rutto. Sì, sì, sì. Ma tu lo sai, Muso, che la scorreggia sono particelle di merda che volano per tutta la stanza. Cioè, io non vorrei che tu scorreggiassi mentre facciamo sesso. Cioè, non tu, in generale. Tu uomo. No, tu però, no, tu. Sono particelle di merda, che cioè, schifo, dai, che schifo. Sono particelle di merda, non è che se uno sta in una scorreggia dice qui qualcuno ha cagato del gas, cioè... sì, sono, beh, Dio, più o meno, alla fine se ci pensi la scorreggia deriva da lì. Ho capito, ma è un gas. Sì, certo. È pieno di particelle di merda. Vivere isolato o affrontare la tua paura più grande una volta al mese? Isolato. Boia, ma isolato 2000 volte. Qual è la vostra paura isolato più grande, ragazzi? Crazy invece, scusa tu? No, io forse è meglio che non la dico. Rimanere da sola, quindi è tremendo per me. Cazzo? In effetti è... Però rimanere da sola o sentirti sola? Perché io tipo ho paura di sentirmi completamente solo. Sola, esatto. Sì, quindi differenza. Se io sto da solo in una casa da solo, però mi sento bene, sto da Dio. Se invece devo affrontare, certo, sentirmi solo, impazzisco, capito? Quindi... Io sono sempre d'accordo con Muso. Certo che siamo d'accordo, certo. Ma se dovessi dire una cosa materiale, una cosa concreta, non tipo la solitudine. La morte conta? Non lo dico perché mi perculate. No, io se ti dico il mio ancora peggio. Io non te lo prometto che non ti perculo. Le formiche. Ti perculo. Ma paura, ma è proprio paura. Lo sapevo. Ci sono dei ragni grandi 200 kg. No, i ragni li colleziono, sono bellissimi. Aspetta, in che senso collezionare? Mi mettono i barattoli. Non dimmi che hai dei ragni. Oddio. Tira fuori i ragni. Vivi? No, qui non li posso dire a fuori, cioè non ce li ho qui perché adesso sto con mio fidanzato. No, mi hanno mangiato il braccio. Io mi sono svegliata con tutto questo, oh, mio camminare Dio, con no, sono ancora qui, se ci penso devo andare a fare pipì. La paura. ragazzi, non avete mai sentito? Ho fatto il giallo, tipo quando ti fai la pipì addosso per la paura. No. Vabbè, sono napoletana, ricordo. Non è proprio la stessa cosa. Altre paure, oltre alle formiche, di tutto rispetto? Io, i ragni. Ok, più senso. Cioè, come le vabbè, formiche. A me è ancora più insensato, ragazzi. Gli alieni. Boia. Che cosa carina! Ragazzi, però c'è un motivo. Sì, ma c'è un motivo! Cioè, c'è un motivo. Perché... Hanno rapito a te il panino? No, non mi hanno rapito, no, neanche il panino. Ma perché da ragazzi, io non riesco a vedere una foto di una che me lo sogno la notte, non riesco a dormire. Però abbiamo detto delle paure reali. Vabbè, ma non lo puoi sapere, non puoi sapere se esistono o meno. Sì, però non puoi saperlo, ma non puoi nemmeno dimostrare la loro esistenza. Allo stesso tempo non puoi dimostrare nemmeno che non esistono, però vabbè, stiamo parlando di una cosa qualcosa, reale. Sì, allora qualcosa di più tangibile, ecco, effettivamente tangibile. Non ce l'hai. Boia, dia. Volevo dire licantropi. No. Avete bloccato, sì. Per il prigioniero di Azkaban. Ah.
quel maledettissimo film. Ma scusa, è il prigioniero ti hanno fatto paura i licantropi e non i dissennatori? Sì. No, dai, ma i dissennatori erano 100.000 volte più paurosi. Giuro. Quando Lupin si trasformava? Bravo. E parlando con uno che c'ha boccino d'oro tatuato nella gola, eh? E io c'ho, e io ho i toni della morte nel culo. No, no, dai. È che non so come descriverla come zona, tipo linguine, ok. Sì. Sì. Ah. Io da quella scena lì mi hanno sempre fatto cam a mano. Beh, quindi okay, è una paura tangibile, però no, no, se ti devo dire una paura tangibile non mi viene in mente. No, se ti devo a dire me fa una paura l'acqua alta, tipo la talassofobia, per esempio, quando non vedo sotto. Bello, bello, bello. Sì. Però, ma non è concreto fa... però. No, che infatti l'acqua non esiste. Vado, ma che cazzo c'è? No, ma che c'entra? Però è un qualcosa tipo una persona, un animale, capito? Un qualcosa di concreto, tipo l'acqua. L'acqua dove non vedo sì, più. Ma non è l'acqua in sé per sé. Cioè, se tu tieni il bicchiere d'acqua, non è che hai paura dell'acqua. Tu hai paura dell'idea di non vedere sotto. Sì, ma ho capito, ma è una situazione in cui tipo, ti si... È una situazione reale. Ah, sì, siamo d'accordo. Però io intendevo dire qualcosa di materiale. Esatto, qualcosa di materiale. Tipo le formiche, capito? Qualcosa di materiale. Che tu dici, lo guardi e c'hai paura. Gli alieni andavano bene. E l'acqua è un cazzo di no, ma perché là non hai paura dell'acqua, hai paura dell'idea che sotto non c'è niente. Ho paura di avere l'acqua alta. Appunto. Sotto, che non vedo sotto. Però se vai in piscina hai paura? Guarda, sai cosa? Io ti do ragione. Va bene, se vai in piscina hai paura? Ma no. Ti dico, ho paura. Ma se va al mare sì. No, deve essere un oggetto, ragazzi. Vabbè. Oh, no, vero. Ma non mi fa paura lo squalo. E cosa cazzo ti fa paura del non vedere sotto? Minchia, a caso se ero rompicoglioni, eh? Beh, voglio capire. No, scrivi talassofobia. No, non credo. No, la definizione di talassofobia, cioè... comunque, esatto, è psicopatologia il cui paziente sperimenta ansia e disagio di fronte al pensiero o alla vista del mare, però inteso come mare vasto, quindi proprio alla vastità. Perché te ti senti piccolo in un mare. Però siccome non esiste, ovviamente, perché non... Vabbè, quindi hai paura del mare. No, dei ragni. Porco, dei ragni, paura dei ragni. Ok, chiaro. Degli ragni. Allora, no, se allora, anch'io c'ho un po' l'ansia. Io non so nuotare e c'ho l'ansia dell'acqua dove non tocco, ok? E se mi devo immaginare di tuffarmi, tipo, perché l'ho già fatto magari stando attaccata alla barca, di tuffarmi in un posto dove non vedo proprio sotto, cioè la mia paura non è che ci sia qualcosa, ma è proprio l'idea di... Sprofondare, sprofondare, capito? Ah, ok. Piccolo in mezzo a tutto quella sì, roba. Sì, okay, però sì. Però non esiste, ovviamente, capito? Quindi manca i licantropi e i casumi. Oh, abbiamo detto di far veloce e sta merda di talassofobia la trovi un'altra volta. Dovevi dire le matite, Mauro. E che cazzo, ci deve essere qualcosa di materiale che ti fa paura? Ma cazzo, ma sott'acqua qualcosa ci sarà. Appunto, di qualcosa sott'acqua, cioè. Ma tu De lo dici per tipo perché ti viene proprio così, cioè proprio ti viene dal cuore il De? È proprio così. Il De va posto delle virgole. Sì, che bello, lo adoro. Più o meno. Forse anche qualcosa di più. Io di adoro questo accento. Esatto, sì, 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 esatto. Bravissimo. Preferiresti sapere come morirai o quando morirai? Come? Io pure come. No, non lo so. Cioè, però tu immagina che sai come morirai, quindi non puoi più fare quella cosa. Però cioè, tu quella cosa la inizierai ad evitare. Però forse il quando morirai è meglio perché tu sai quando morirai e quindi fino a quel momento decidi di goderti la vita. Ma quando non ti godi. Ti arriva fuori tipo come morirai, però una morte di merda. Ma tu immagina se ti capita tipo morirai mentre stai mangiando un gelato. Tu non mangerai più gelati. Però sicuramente morirai lo stesso per un gelato perché arriverà quel momento in cui... Sì, no, quello stronzo che inciampa ti tira il gelato addosso. Hai capito, magari era per quello, tu potevi goderti il gelato perché invece tanto no. Te l'avrebbe messo in bocca un altro tizio e invece te lo sei goduto. Guardare così tu. Quindi io preferirei quando comunque. Sì, anch'io. Penso... Com'è? È tremenda la domanda. Quando anch'io. Cioè almeno mi godo gli ultimi momenti. Non poter dire quello che pensi o dover sempre dire quello che pensi? Sempre dire quello che penso. Sì, se no diventi pazzo. Sì. Se non puoi dire nulla di quello che pensi, allora diventi pazzo. Ma poi è bellissimo dire quello che pensi. Neanche io per l'altro. Ho sempre detto tutto quello che penso. Ah, vai a un funerale e dici, boh, di questo tizio non me ne fregava un cazzo. No, non è che vado a un funerale e faccio, psych, ed esco via. Magari vado e dico, oh, mi dispiace, però era un po' stronzo. Ai genitori e ai parenti, chiaro.
magari danno anche ragione, quindi sì, fantastico. Diciamoci che... qualcosa noi adesso. Dai, tra di noi? Una cosa vera tra di noi. Perché Karen smettila di grattarti il buco del culo. è la schiena, razza di imbecille. Karen, se vuoi io ti porto in moto. Non ti faccio, non ti tocco, però ti faccio provare l'ebbrezza di una moto. Mi stai chiedendo di uscire? No, davanti a tutti? Dai. Posso sentire se sì o se no? Mi rovino la reputazione, chiede di uscire una con i capelli colorati. Cioè, tu non hai idea che cos'è l'R1 comunque. Cioè, tu è tipo la Ferrari, le Lamborghini delle moto. Ma c'è un R1? Cazzo, quindi io tu stai... R1. Ah, cioè, ok, è un modo per flexare la moto. Sì, allora, mi sa che... Sì. Ascolta. Cercando di fare concorrenza. Cioè, fallo per ragazzi, me. Ragazzi... No, allora, o mi chiedi di uscire o non mi chiedi di uscire. Non è ti faccio fare un giro sulla R1. Chiedigli di uscire, per favore, dai. Guarda, io il 1° settembre verrò a Modena, che è vicino dalle parti di Milano, e quindi se te mi dici sì, ti vengo a prendere in R1 e ti faccio fare un giro in R1. Quindi è un appuntamento, cioè mi stai chiedendo di uscire? Ti sto proponendo un appuntamento che puoi tranquillamente rifiutare davanti a tutti, non ti preoccupare. Sì, però poi dopo gli scrive su Instagram per dirgli sì, allora va bene. Ma sai perché dici capito? No? Perché non sa che cos'è l'R1, Matt. Ma ah beh, beh, certo, va bene. Vabbè, no, ma glielo spiegherai, dai. Dai, digli di sì, dai, dai. No, grazie. Dai, sei proprio fake. Se vuoi venire, che fake. Allora, indubbiamente vengo io. No, guarda, vado a Modena in pista, giro con l'R7 e poi c'ho l'R1 fuori. Boia, ma tu sei un signore, sei. Quindi, ma quale cazzo era la domanda di non lo so, detto? Ragazzi, non me la ricordo. Io chiedo a Karen di uscire in moto. Però l'hai sentite queste ore, l'hai sentite? Stavo per dire tantissimo, però non lo dirò. No, dai, non lo no, dirò. Voi voi mozzate anche le braccia, mi sa, tu. Ma scusa, io non so, le abbiamo chiesto quanti anni hanno Lutin e Matt? No, è vero. Quanti me ne dai? Dai, 42. Non saprei per nessuno dei due. Secondo me è 30. Chi è? 30 tua sorella, 30. Ecco, va bene. Subito proprio, No, è impossibile, ribadisco 30. No! Sono i capelli corti, comunque 27, però vabbè. Che annata. Ma, però dite qualcosa, ragazzi, dite qualcosa, 96, perché state in silenzio? No, va bene. Però gliene davo 30 anch'io, di la verità. Secondo me, che fanno sembrare più grande una persona sono le tette grosse. Ah, ho capito. Lo sai che avete voi? È anche psicologico questa cosa che tu descrivi, lo sai, vero? Dici? Sì, perché è sinonimo di fertilità e maternità. Appunto, quindi appunto dall'idea di essere magari più maturo una ragazza che c'ha il tettone, no? Giustissima, esatto. Scusa, Lutien, che insomma, vedo la differenza tra me e te. Comunque, te ne sai veramente un botto. E invece me? No, no, non potrebbe, deve. Tra me e te? No, non tra me. No, io quello intendevo, Ha spadato e mica il banco da fare. Claro, secondo me sì, un 20, 24. 26. No, 28. No, più piccolo, raga, secondo me, 24, no, dai, 24, 23. Oh, questo riso però... che carino! Ha fatto un sorrisino proprio tipo da bimbo. Ne faccio 28 fra due mesi. Ah! Che avevo detto? Oh, no, dai! Gliene davo di meno. Assumi, io ti voglio bene. Dai, però ci siamo divertiti, dai, vi siete divertiti, vero? A bomba, sì. Ah, ok, meno male. Grazie ancora per l'invito, ragazzi. Va bene, di che? Ci ha fatto piacere. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao.